Salve Toasters e bentornati a Paper Mario, il portale millenario. Cosa abbiamo fatto l'ultima volta? Abbiamo attraversato una foresta per raggiungere il Tempio dell'Orrore. E al Tempio dell'Orrore abbiamo trovato un grandissimo Boo, formato da tanti piccoli Boo, che si sono arrabbiati con noi perché li abbiamo voluti maltrattare. Oggi attraverseremo questa porta e ci saranno un paio di scene molto particolari che sarà tipo dall'inizio del let's play che ne parlo, che mi piacciono molto. Vita, ok. E attraversiamo questa scala a chiocciola. Molto, molto, molto lunga. C'è una scala a chiocciola simile su Sticker Star. Chi va là? Chi disturba il mio relax? Ehi, questo attrezzo è il fantasma di cui parlava il sindaco? Non chiamatemi fantasma. E poi, voi temerari, cosa siete venuti a fare qui a sfidarmi? Spiacente, ma ho da fare. Escogito nuove perfidie. Su, andate via. Non avete intenzione di andarvene con le buone? Va bene, scopriamo le carte. Sono io che ho mutato quei campagnoli in maiale. E ne sei anche fiero? Dici, perché l'hai fatto? Perché... quei villani, sempre al buio, non facevano che brontolare come una pentola di fagioli. Mi avevano stufato. Il verso del maiale è più divertente. Ai, ai, è carino, no? E allora, che siano maiali? Qualcosa da ridire? Immagino di sì, altrimenti non sareste qui. Beh, divertiamoci un po'. Let's fight! Questo è il miglior tema del gioco. Il tema di lotta contro questo tizio, di cui scopriremo l'identità adesso. O forse no. Infatti è contrassegnato come 3 punti interrogativi. Cosa? Ma che strano, è un mostro che non c'è. C'è la descrizione per un essere simile, ma non saprei dirti il nome. I suoi massimi sono 40, la potenza 4 e la difesa 0. La sua migliore tecnica è di modificare il suo aspetto o quello altrui. Forse è così che gli abitanti di Casa del Crepuscolo sono stati trasformati in maiali. Beh, è praticamente un mostro orribile. Allora, praticamente, questo tizio... la specie... cioè, penso che... abbiate già capito di che specie fa parte. Io in questo momento non mi ricordo il nome. Sul primo Paper Mario appariva anche questo tipo di fantasmi. Ed è l'unico boss di Mario che fa parte appunto di questa specie. Ed è uno dei miei boss preferiti di sempre. Quindi sono molto contento di batterlo. Direi di iniziare con un salto flip. Salto flip mancato. Basta con le cortesie, si passa all'attacco. Oh, you suck. And I suck too. Molti testata. Goombella non mi deludere. Mi è deluso. Moltissimo. Contrattacco mi riesce abbastanza bene. Sarà perché l'ho battuto un sacco di volte. Secondo comando d'azione non mi riesce proprio. Cavolo, però dovevo usare quel... come si chiama? Gran fisico. Sto per dire... cosa c'entra gran fisico? Combattivi, vi avevo sottovalutati. Ma sapete una cosa? Il sortilegio con cui trasforma i maiali è giusto una minima parte dei miei superpoteri magici. Oggi voglio mostrarvi una mia specialità! Yeah.
Allora, che ne pensate? Fatemi sapere voi cosa si prova a combattere contro se stessi. Risata malefica orrenda, lo so, mi dispiace, ho rovinato tutto. Mi ritiro, chiudo il canale. Basta, dai, basta. Mario? Facciamo un... tutta vita? No. Andiamo di salto flip. Andiamo di far uscire una multitastata entro questa parte. Sapete qual è il fatto? È che io sono abituato con la balzofola di Paper Mario Sticker Star, che ha un comando d'azione velocissimo. Non avete idea. Ok. Come faccio l'altra volta, Pawner? Finish him! Adoro Pawner. Grandissimo Pawner. Ai, ai, ai! Spesa fantastica. Bro, brutti cretacei! Volevo dire... brutti cretini! Yes. 19 punti stella. Yes, gemma stella. E abbiamo già finito il capitolo. Hai ottenuto una gemma stella. Sipario. Mario ha battuto Rumpel nel Tempio dell'Orrore e ha preso la quarta gemma stella. Si chiama Rumpel. Spezzato il sortileggio, al villaggio sono tornati tutti ad essere degli uomini. E le donne? Tutto procede bene e la fine non sembra poi così lontana. Mario si lascia alle spalle il Tempio dell'Orrore e va verso un futuro radioso. Wow, che termine. Vuoi salvare? No. I'm sorry. Che tipo? Bravo solo a parole. Beh, ora che abbiamo una gemma stella, torniamo al villaggio. Ehi, ma... che succede? What? Infatti... questo è Mario. Un pezzo di nulla cosmico a forma di idraulico. È Mario. E si trova nel rifugio di Rumpel. Cosa sarà mai successo? Avete notato l'espressione di Mario prima? Mario colorato? Non era la stessa. Infatti era un'espressione un po' minacciosa. Cosa c'è dietro? Scopriremo tutto a tempo debito. Prima però vorrei farvi notare l'ambientazione. Siamo sopra la torre, in cima. C'è la luna, qua fuori bellissima. Un frigorifero. Una poltrona verde. Una lampada. E una televisione tostapane. Non è un tostapane, però sembra un tostapane. È una vasca da bagno. Ok. Quindi, scendiamo. Vorrei farvi notare che siamo senza compagni. E che qua spunta una figura oscura. E dice visualizza lo stato attuale di Mario. Quindi questo è Mario. Quindi... la figura di Mario è stata rubata da quel fantasma che si chiama Rumpel. Queste sono deduzioni, non sono spoiler. Deduzioni che potete fare tranquillamente anche voi, senza conoscere il gioco. Quindi, ora il nostro obiettivo sarà quello di... ah, vi vorrei fare notare che abbiamo ancora le maledizioni. Quindi stavo dicendo, il nostro obiettivo ora sarà quello di tornare indietro. Tornare al... qua a casa al crepuscolo. Stavolta batteremo Mario, la mappa sarà nostra.
con la mia bomba Morse facciamo fuori in un solo colpo lui e la sua compagnia. Ombretta, dammi la bomba Morse. Cos'è questo? Spiegamelo un po'. La bomba Morse non ce l'avevi tu fino a un momento fa? Hai detto che a me non me la fidavi perché è un oggetto prezioso. Finiscila di dare sempre la colpa agli altri. Se non ce l'ho io, ce l'hai tu, sciocca. Cosa vorresti insinuare? Ce l'ho persa io. Ma no. Senza quell'arma diabolica non potremo procedere col piano. Beh, banda alle ciance, se l'hai persa sarà qua in giro. Trovala prima del nostro ritorno, sai bene cosa ti aspetta. Una sculacciata. Vedi che lo sai, brava ragazzina, e ora muoviti, trovala. Brunilde, torniamo subito a casa e lasciamo qui questa inetta. È una filosofa, Brunilde, dovete capirla. Povera ombretta. Ok. Penso che adesso velocizzerò mentre raggiungo casa al crepuscolo. Yes. Si può essere più infami di così? Su, via. No, è una cosa orrenda. Potrebbe essere un loop infinito. Oh mio Dio. Ok. È finito il loop infinito. Sto pensando, Mario Ombra, non vi ricorda Super Mario Sunshine? È un riferimento o cosa? È cosa? Ciao, ti stavo aspettando! Ti chiami Mario, giusto? Davvero un bel nome! Anche il corpo non è male, e salti molto in alto, vero? Ho sentito che sei piuttosto ammirato fra le donne, eh? Beh, piace anche a me. Ok. Da questo momento prenderò il tuo posto. Sarò io, Mario. Forse te l'hai già accorto, ma io ho il potere di trasformare me stesso e gli altri in nuove identità. So che non è cortese, per farlo bisogna eliminare il proprietario delle due cose. Ma è proprio per questo che sono qui, per eliminarti. Potrei farti fuori in un attimo, pensa che noia. Quindi ti do una possibilità. Se riesci a indovinare il mio vero nome, ti restituirò il nome e corpo. Che ne dici, fessacchiotto? Un giochino divertente, no? Allora, pensaci bene e dimmi come mi chiamo. Quindi, in base ai ragionamenti precedenti, si dovrebbe chiamare Rumpel, no? Let's write it. Soltanto, prima che scrivo, risparmio tempo. Notate che qua è vuoto. È uno spazio. E questo è il posto della lettera E. Della lettera P. Quindi non possiamo scrivere Rumpel. O lo dovremmo scrivere tutto maiuscolo. Quindi non potete fare vittoria facile. Dovete per forza o scrivere qualcosa a caso, scrivere Rumpel con la P maiuscolo, tutto maiuscolo, non lo so, come preferite voi. Io scriverò... dato il riferimento di prima. Sbagliato, che nome assurdo, ti sei giocato la tua chance. E ora cerca di non fuggire dalla battaglia. Oh, combatto contro me stesso in formato ombra, che sarà mai... E ha sempre 40 PV, che è piuttosto scioccante. Però voi immaginate di dover battere contro... dovervi...
dovrevi dare colpi praticamente a voi stessi sotto forma di ombra. Quando pare Mario non è masochista. Perché non gli facciamo nessun danno, eh. Non vado a provare tutto per dimostrarvi che è così. Vi dico semplicemente, non potete fargli danno, fidatevi delle mie parole. È l'unica via per uscirne, la fuga. Ah! Ah, ok. Nice. Ehi, ma che fa? Scappa! E ora direte, come proseguiamo nella storia? Che è successo? Abbiamo finito il capitolo o no? No, non abbiamo finito il capitolo. Ah, noterete che qua quelle maialette si sono trasformate. E sono tre Toad. Ma siamo tre sorelle, tutte allegre e belle! In capo al mondo andremo finanche, perché di viaggiare non siamo mai stanche! Lo sai che fino a poco fa eravamo delle porcelline? E ti lascio immaginare quanto eravamo carine! Wow! E ora come faccio? Cosa? Come fai? Cosa come fai? Ehi! Sto cercando un oggetto molto importante! E se non lo trovo, mia sorella mi scuracerà! Ma non riesco a trovarlo! Cosa cerchi? Ah, cerca la bomba di prima, vero? Cerchiamo un po' in giro anche noi. Dato che lei non fa niente. Nintendo Logic. Sto cercando qualcosa, ma non provo nemmeno a cercarlo perché lo faccio fare a Mario. O a qualcun altro. O a Link, o a Samus. No, sinceramente non ho giocato a Metroid e non so se c'è questa logica. Sinceramente. Ho detto due volte sinceramente. Inizio frase e a fine frase. Ok, dai, ok. Sì, bla bla bla. Sorry, però levati, ok. Eccola. Bomba morsa. Ehi? Eccotela. L'hai trovata? Dunque, devo decidermi a farci una voce. Oh, grazie, grazie. Meno male, non sarò scrociata. Oh no, è rotta. Deve essersi rotta quando è caduta mia sorella. Ora come faccio? Mi scruccerà lo stesso, è il mio inesorabile destino. Qua la scelta cambia poco, perché non mi ricordo cosa succede. Vabbè, faccio la console. Grazie, mi sento un pochino meglio. A proposito, come ti chiami? Come? Non ho capito. Ti hanno rubato il nome? Oh, certo, sono cose che succedono tutti i giorni. Cosa? Ti hanno rubato il nome? Raccontami com'è successo nei minimi particolari. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ma allora sei guai molto più di me. E nonostante ciò sei stato così premuroso, sei davvero un tesoro. Ho deciso. Ti aiuterò a ritrovare il tuo nome e il tuo corpo e anche i tuoi amici. Ma sì, invece, non preoccuparti per me. Tanto con le mie sorelle non vado d'accordo neanche un po'. E poi voglio ricambiare la tua gentilezza. Ora siamo amici, che bello! Ombretta è entrata nella compagnia! Fuck yes! Le abilità di Ombretta. Premendo il tasto X si nasconde nell'ombra con Mario e nessuno li vede. Nemmeno i fantasmi ci vedono. Premendo X mentre sono nell'ombra tornano allo scoperto. In battaglia usa la tecnica pugni ardente con cui colpisce e dà fuoco all'avversario. Gli occulta ombra che permette di nascondersi con Mario e schivare gli attacchi nemici.
Ok. Ottimo. Per prima cosa dobbiamo scoprire... Per prima cosa dobbiamo scoprire il vero nome di quel fantasma. Quindi dobbiamo raccogliere quante più informazioni possibili su di lui. Senti, ma tu lo sapevi già che gli uccelli sono molto saggi e dei grandi chiacchieroni? Loro vorranno piacere raccogliere informazioni che però non svelano agli umani. Mostrando le mie abilità potremmo spiare gli uccelli e ascoltare i loro discorsi. Comunque, per avere indizi sul fantasma, chiediamo anche alla gente del villaggio. Non vergognati, usa pure quando vuoi i miei poteri. Eccoci qua, immersi nel nulla. Quindi, vi ricordavate che due parti fa vi dicevo dei corvi? Bene. Negli ultimi anni il problema delle risorse energetiche è preoccupante. Oh my gosh. Senza dubbio. Bisogna trovare fonti di energia alternativa prima che quella attuale si esaurisca. Eolica o idroelettrica. Certo, la migliore sarebbe l'energia solare, non credi? Mi stupiscono dei corvi che sono più intelligenti della popolazione attuale e dei politici. Grandissimi corvi. Corvi fan club. Cioè, dobbiamo fare un fan club a questi corvi. Forever alone corvo. Quando pare mi ci devo mettere più vicino. Yes. Che modo scuro così intende? Sarà per poter fuggire da qui che sono stato dotato di ali. E allora fuggi! Cos'è, una rappresentazione dello stato italiano? Comare, mio figlio quest'anno ha l'esame d'ammissione. Davvero, già all'università, come passano gli anni. Wow. Come si riproducono i corpi? Per via sessuata, giusto? Sì. Andiamo qua. Come on. Quel Mario che adesso gozzoviglia a casa del sindaco. In realtà è il fantasma che mutava i maiali in abitanti del villaggio. Nessuno si era accorto, che stupidi gli esseri umani! Il vero nome del fantasma è costruito nei sotterranei del Tempio dell'Orrore. Qualcuno deve conoscere il nome del fantasma affinché lui possa usare la magia. Ma se qualcuno pronuncia il suo nome, il fantasma perde i poteri magici. Sembra una storia complicata, eppure non lo è. Cavolo, vedete come sono intelligenti i corvi? Hai sentito? Il vero nome del fantasma è nascosto nei sotterranei del Tempio dell'Orrore. I sotterranei del Tempio dell'Orrore... Non mi riesce più la voce. Cavolo. L'unica che mi riesce bene è quella di Pawner, forse. Quella di Mario, che in realtà non la faccio, ma uso la mia. Salve. Ma perché? Perché sono venuto qui? Vi conto con certezza di essere fuggito dal condotto del villaggio. E poi, ma cosa importa? Qui c'è una signora così sexy che solo per questo vale la pena esserci. Notate che litigano per sua moglie. Ok. Quindi hanno detto che a casa del sindaco c'è Mario. Ma è Mario? No, è quel fantasma. È Rumpel. Cavolo, se non ce l'avessi spoilerato la fine falsa del livello. Che io in realtà lo so già, ma per voi. Tutti i compagni. Grazie Mario. Grazie Mario, è tutto merito tuo. Serviti pure. Mangia finché puoi, ragazzo. Piacere. Io sono Mario. Ok. Sarà solo un'impressione, ma Mario è diventato un vero chiacchierone. Mario è diverso dal solito. È più disinvolto. Mi piace. Cosa dici? In cosa è diverso Gonzales? Beh, con quelle grosse risate è diventato proprio irritante. Pawner, tu ci sei cresciuto con Gonzales. Mario ci è diventato un tale chiacchierone. Peccato, quando era taciturno e irresistibile, faceva così bel tenebroso. Va di moda, vero? Cara Spirou. Ok, ci vediamo da qualche parte.
Ciao, ti stavo aspettando. Potevo attaccarti al villaggio, ma non volevo espormi così, ti ho aspettato qui. Quindi sei tu il fantasma che ha sottratto nome e corpo al mio amico? Ma io questa faccia l'ho già vista. Banda alle ciance, anche stavolta ti do una possibilità. Indovina il mio nome e ti darò indietro il tuo nome e il tuo corpo. Coraggio! Ancora, tu sei Andy. Allora vuoi che io ti metta... Testo! Yes! Ah, sei nabbo! Sbagliato, che nome assurdo! Ti sei giocato la tua chance! Ah, è ora di cercare di fuggire alla battaglia! Fuggo? Fuggo? Non posso fare niente. Le abilità di ombretta ve le mostrerò nella foresta, penso. Con gli Amazy Daisy. Ehi, ma che fa? Scappa! Hai visto? Di a te sono imboscata! Dobbiamo recuperare l'identità il più presto possibile. Ok. Vi mostro le abilità di Gombella. Sì, di Gombella, ok. Dani, ok. Gombella. All'inizio del gioco, insieme a Mario normale. Giusto, yes. Allora. Ah, pugni ardente. Che fa apparire un tasto casuale. Alla fine di quel caricamento. E dà un pugno che può scocciare il nemico. Che fa abbastanza danno. E mi piace molto come attacco, lo uso molto spesso. Ok, facciamo un bel salto. Comando poi di stile è abbastanza facile da fare. Ok, perfetto, è rimasta sveglia. Cioè è rimasto sveglio. Occultomba si nasconde nell'ombra con Mario per eludere gli attacchi. Vabbè, da un pugno al nemico e l'attacco con il fuoco, ve l'ho detto. C'è un comando d'azione. Molto semplice. E niente, come ad esempio il Outasight, mi pare sia sì, di Bow sul primo Paper Mario. Però c'è un comando d'azione, semplicemente questo. E costa un PF in meno. Ok, si è svegliata. Così la finisco con lei. Con lui. Scusate, ma non posso accettare che Ombretta sia un maschio. Per chi magari è nuovo e non ha visto le parti precedenti, sì, Ombretta è un maschio. L'abbiamo capito verso il secondo capitolo. Sì, stavo dicendo, l'abbiamo capito verso il secondo capitolo. Tramite vari discorsi tra le tre tizie. E basta. E non è nemmeno fratello, sorella, quel che sia, delle altre due. Quindi, oltre ad essere maschio, non ha nessuna relazione con Brunetta, con Brunilde, l'altra, Racchia. Ok. Bene, ora dovremmo passare di sotto, giusto? Yes. È da qua che dovremmo passare di sotto. Eviterò le nelle. Poco ma sicuro. Yes. Trolled. Hard trolling. Magari non tanto hard trolling, però... Ok, ci sono andato liscio. Yes. Ah, levatevi da questa zona. Via! Ah. Dai, dai, ce la farò. I can do it. I can toast it. Oh. Fammi indovinare, ora mi prendono, vero? Perché? Ok, dai. Forse ce la faccio. Wow, sono tutti ammassati là. Ok, quindi
Ecco questo piccolo enigma in cui dovete spostare quel coso e poi riapparire qua. Semplicissimo. Bene. Molto bene. Molto molto bene. Sole custode. Yay. Ora ne abbiamo 4. 4. Bene bene bene. Continuiamo la prossima. Yes. Quindi spero che questa parte vi sia piaciuta. E niente, bye bye. E non mancate alla prossima parte.